Buongiorno a tutti, benvenuti a un altro appuntamento con la parola del Signore. Il testo di questa mattina si trova nel capitolo 55 di Isaia, al versetto 6. Quindi Isaia capitolo 55, versetto 6, e dice quanto segue: Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. È un testo che troviamo in un capitolo che inizia con un'esortazione da parte di Dio. Infatti al versetto 1 dice: O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Già qui si parte con un apparente paradosso. Come si può comprare qualcosa senza denaro? Beh, con Dio è così. Con Dio non si può acquistare nulla perché è Dio che ci dona tutto. Noi dobbiamo solo accettare i suoi doni. È un capitolo che comunque contiene tante esortazioni, oltre a quella che abbiamo letto nel versetto 6, perché è un po' un preludio a un evento molto importante che sarebbe avvenuto per Israele, cioè la liberazione e il ritorno dalla schiavitù di Babilonia. Ma la cosa particolare è che Dio ha bisogno di esortarle, il popolo di Israele, a cercarlo. È un po' strano, ma come? Se il popolo di Israele è in schiavitù, dovrebbe essere normale cercare Dio proprio per essere liberato. Il problema è che Israele, dopo tanti anni di schiavitù, si era un po' adattato, si era un po' abituato a stare lontano dalla propria terra e quasi era anche riluttante a ritornare. Ma Dio aveva fatto una promessa e Dio mantiene le sue promesse. Ora, il versetto dice: Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Può far pensare che non sempre Dio è vicino a noi, che Dio si allontana, non è così. Siamo noi che ci allontaniamo. Dio è sempre pronto, è sempre disponibile. Ma quello che dobbiamo considerare è anche il limite del nostro tempo e soprattutto della nostra vita. Noi non sappiamo se domani ci saremo oppure no. Quindi oggi abbiamo la possibilità di far qualcosa ed è il momento giusto per farlo. Ogni momento, ogni giorno della nostra vita dovremmo proprio cercare e invocare Dio. Ma cercare di invocare Dio cosa significa? Non significa solo rivolgersi a Lui in preghiera, ma anche cercare di mettere in pratica quelli che sono i Suoi insegnamenti, i Suoi consigli, per vivere nel modo in cui Dio desidera che noi viviamo. E questa è una dimostrazione pratica, visibile, proprio palese, che desideriamo davvero cercare Dio e vivere i Suoi principi nella nostra vita. Invocatelo, invocatelo è più che una preghiera, è proprio un desiderio di avere a tutti i costi la presenza di Dio nella nostra vita, non una semplice richiesta, poi se è possibile bene, se no fa niente, no, desiderare proprio ardentemente la presenza di Dio nella nostra vita. Quindi quello che voglio esortare a tutti è che se ci troviamo in un momento di difficoltà è il momento giusto per invocare Dio. Ma anche se ci troviamo in un momento felice, prospero, in cui le cose vanno bene, è il momento di invocare e cercare Dio. Perché questa vita non è la vita definitiva. Questo è un passaggio, è una parentesi. Noi ci stiamo preparando per una vita futura. È una cosa che ho ripetuto anche in altre meditazioni, ma è bene che secondo me lo ricordiamo. Qui siamo solo di passaggio e sarebbe un peccato se ci adattiamo, ci abituiamo a questa vita. Perché non è quella che Dio ha previsto per noi. Dio ci ha promesso qualcosa che noi non immaginiamo neanche di quanto possa essere bello e meraviglioso. Quindi approfittiamo oggi di fermarci un attimo e cercare Dio, invocarlo e chiedere di essere presente nella nostra vita. Che il Signore ci guidi e ci aiuti in questo percorso. Buona giornata a tutti.